Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica proposta ogni settimana da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Rete 8. Nella puntata odierna parliamo di un interessantissimo evento che si è svolto lo scorso 13 aprile a Pescara, a Padiglione Becci, con l'obiettivo di far emergere le best practice imprenditoriali di Abruzzo e Molise e anche fare un ragionamento sulle prospettive economiche. Stiamo parlando di Top 200 Abruzzo e Molise, una iniziativa promossa da una realtà molto importante, vale a dire PwC Italia, in collaborazione con la Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, il patrocinio della Camera di Commercio Chieti Pescara e con la partecipazione di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, il centro ANDAF e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara. L'occasione è stata utile anche per presentare un importante studio che ha visto l'analisi delle performance durante l'anno 2022 di queste 200 realtà scelte. Top 200 Abruzzo e Molise si configura anche come un momento di confronto per ragionare sull'andamento economico in un'ottica anche di sostenibilità e di valorizzazione del territorio. Ne parliamo con gli importanti ospiti che sono venuti a trovarci tutti qui in studio. Quindi parto da Stefano Amicone, che è partner di WC Italia. Buonasera. Buonasera ancora a Lorenzo Dattoli, vicepresidente vicario di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Buonasera. E ancora abbiamo Francesco De Luca, che è professore ordinario di economia aziendale dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, Dipartimento di Economia Aziendale. Buonasera. Questi sono i nostri ospiti, quindi siamo pronti per entrare nel vivo della nostra trasmissione e la prima domanda va al vicepresidente Dattoli per cercare di capire meglio quanto abbiamo espresso in apertura di trasmissione relativamente all'andamento dell'economia del nostro territorio e poi capire anche come è stato articolato questo importante evento. A lei. Grazie, buonasera di nuovo. Diciamo che l'economia abruzzese è un'economia che ha sempre dimostrato di essere un'economia resiliente. Le industrie, abbiamo l'opportunità e abbiamo la forza di avere delle industrie che si rivolgono in tutti e a tutti i settori attualmente disponibili, diciamo così, nel mercato globale. È anche vero che ultimamente stiamo vivendo dei momenti di trasformazione e di transizione non indifferenti. E bisogna anche considerare che queste transizioni e queste trasformazioni sono anche molto veloci, il che va a complicare ancora di più l'aspetto e il posizionamento dell'imprenditore all'interno del mercato, ovviamente sempre più globale. Parliamo ovviamente di transizione energetica, parliamo di transizione ecologica, la transizione digitale, la transizione dall'endotermico all'elettrico, quindi abbiamo tante sfaccettature con cui oggi l'imprenditore si ritrova a dover combattere ed ovviamente, come sempre, le transizioni bisogna trovare il modo di non subirle, ma anzi di renderle proprie, perché se oggi non si rendono proprie determinate transizioni si è destinati a trovarsi indietro rispetto al mercato globale. Senza ovviamente non dimenticarci i problemi quotidiani che tutte le aziende affrontano. Parliamo di problemi ovviamente quelli di routine, di produzione, di approvvigionamento, di ricerca del personale, che anche questo è un altro lato molto significativo, e stiamo avendo anche grandi problemi a livello industriale perché non si riescono a trovare determinate figure, anche a livello ovviamente delle costruzioni, a livello di lavorazione di macchinari. E quindi anche se pensiamo anche solo al settore metalmeccanico, è sempre più difficile trovare le maestranze. Il tutto anche, diciamo, coadiuvato da una diminuzione demografica che di certo non ci aiuta nel reperimento di questo personale. Come vediamo il futuro? Ovviamente l'export sta aumentando, così come anche l'import, e abbiamo un tessuto imprenditoriale ed industriale molto, molto reattivo.
Abbiamo l'opportunità, anche grazie a Confindustria, di poter supportare le aziende nella transizione di tutte le transizioni di cui abbiamo parlato poc'anzi. E dobbiamo dire che nell'ultimo anno, ed anche i numeri futuri, ci danno delle aspettative molto positive sulla crescita del territorio. Non ci dimentichiamo anche durante l'evento, che ancora mi complimento con PwC, abbiamo avuto anche delle testimonianze molto importanti di imprenditori sia già presenti nel territorio, sia di imprenditori che si stanno affacciando sul territorio abruzzese. E una cosa che abbiamo notato ultimamente, che sta funzionando sempre di più, è la coesione del territorio, ovvero l'aiuto, diciamo così, tra imprenditori, cercare di creare squadra, cercare di creare comunità imprenditoriale in modo tale da essere sempre più performanti e cercare di non perire a quelle trasformazioni di cui abbiamo parlato precedentemente. Bene, ho raccolto due concetti molto importanti espressi da Dattoli, coesione e resilienza, e sarei curiosa di sapere da parte del professore De Luca se queste caratteristiche sono emerse dalla importantissima ricerca che è stata portata avanti dalla sua realtà. A lei. Bene, grazie ancora e buonasera a tutti. Sì, la ricerca ci ha dato l'occasione di restituire una rappresentazione dell'andamento delle principali grandezze economico e finanziarie delle aziende abruzzese e molisane. La ricerca ha consentito di osservare e di ordinare, secondo una classifica basata sul valore della produzione, riferito all'esercizio 2022, 200 aziende di questi due territori. E effettivamente ne è emersa una rappresentazione sicuramente positiva e soddisfacente. Questo perché a fronte, per esempio, di un valore della produzione complessivo a livello aggregato di 24 miliardi di euro, ne è emersa una crescita rispetto all'esercizio precedente del 23%. Ricordo che l'anno di l'esercizio di osservazione è il 2022 e noi avevamo già organizzato il medesimo evento anche l'anno scorso e quindi avevamo già osservato per l'esercizio 2022 una ripresa rispetto al 2020, anno diciamo penalizzato evidentemente dagli effetti della pandemia. Questa crescita è continuata anche nell'esercizio 2022 con un più 23%, ma gli aspetti che più diciamo hanno dato supporto a questa rappresentazione positiva sono le percentuali, per esempio, che riguardano le aziende che hanno dimostrato una percentuale di crescita dei ricavi rispetto al 2021 e sono l'87% delle 200 rappresentate, e il 92% di queste invece ha chiuso con un risultato economico positivo, quindi con un utile, e il 67% di queste ha comunque conseguito un risultato economico positivo in crescita rispetto all'esercizio precedente. Tra l'altro, ecco, se vogliamo osservare e riflettere anche sulle grandezze che hanno riguardato, per esempio, le capacità di accumulazione del patrimonio netto, effettivamente anche in questo caso è emersa una rappresentazione per cui l'utile complessivo delle aziende ha superato il 1,2 miliardi, l'utile complessivo, con una crescita evidentemente di aziende in utile e che è stata in grado peraltro di accantonare gli utili, conseguendo quindi un aumento del patrimonio netto in una percentuale pari all'81%. Quindi l'81% di questi utili è stato accantonato, in ciò diciamo consentendo un rafforzamento patrimoniale di queste aziende che quindi diciamo rappresentano si presentano più forti, più solide alle sfide che le attendono, soprattutto in questi anni caratterizzati da incertezza e volatilità. Bene, interessantissimi questi dati che in qualche modo si ricollegano con la domanda successiva, che è rivolta al nostro dottor Amicone della PwC, per cercare di capire in un sondaggio da loro svolto quali sono i dati emersi relativamente alla governance e la finanza. Ci spieghi meglio esattamente qual è stato il focus di questo studio. Prego, a lei. Buonasera di nuovo e grazie dell'invito. Sicuramente l'occasione, eravamo alla seconda edizione del Top 200 Abruzzo e Molise,
è quella di cercare di fare sistema col mondo delle imprese del territorio. Come PwC siamo presenti in tutta Italia e in tutto il mondo, ma siamo del territorio anche noi, per cui abbiamo tra virgolette la presunzione di conoscere bene il mondo delle nostre imprese, e quindi l'occasione è quella di approfondire nell'ambito di una analisi dell'andamento e delle performance delle principali aziende del territorio, approfondire quali sono i temi del momento e poter discutere tutti insieme per permettere appunto a tutte le aziende di avere un momento di condivisione anche con chi ha già in qualche modo portato avanti delle esperienze significative in tale ambito. Da una survey 12 anni fa organizzata a livello global da PwC, intervistando un campione di 4.500 CEO del mondo, tra cui 250 amministratori delegati italiani, è emerso che se le imprese avessero continuato a percorrere la strada intrapresa, non ci sarebbe stato nel prosieguo dei prossimi 10 anni una sostenibilità operativa e finanziaria, ma che invece era necessario iniziare ad aprirsi ad una trasformazione, ad un'evoluzione del proprio modello di business. Questo è emerso a maggior ragione dal 2020 sostanzialmente, quando dopo la pandemia negli ultimi 3 anni sostanzialmente sta succedendo di tutto. Abbiamo avuto negli ultimi 3 anni una numerosità di crisi globali che probabilmente nel passato si registravano in 30 anni, in 40 anni. Ricordiamo tutti quanti che siamo passati appunto dalla pandemia a quella che poi è stata una crisi dei mercati finanziari legati ad un tasso di inflazione molto elevato, che è stato fronteggiato con un significativo incremento dei tassi di interesse che ha ridotto significativamente gli investimenti delle imprese in Italia e anche quindi nel nostro territorio. Ma tra la pandemia e questa crisi finanziaria, ricordiamo bene, c'era stata, a causa della guerra tra Russia ed Ucraina, c'era stata un'impennata del costo dell'energia, fino ad arrivare ai tempi nostri alla crisi del Medio Oriente. Quindi sembra che dopo 6 mesi il mondo sistema una crisi e subito ne arriva un'altra. Questo che vuol dire? Vuol dire che il tessuto imprenditoriale mondiale, ma noi oggi parliamo di Abruzzo e di Molise, deve essere in grado a fronteggiare in maniera veloce quello che oggi la globalizzazione comporta per tutte le aziende del nostro territorio, e quindi è necessario, è emerso da questa survey, che ci sia un processo di evoluzione delle imprese su più fronti. Oggi parlare di trasformazione e di evoluzione vuol dire approcciare in maniera veloce la digitalizzazione dei propri processi. Quando si parla di digitalizzazione si parla di aspetti legati ormai all'intelligenza artificiale che sta arrivando molto velocemente, si parla di cyber security, ma la trasformazione è relativa anche agli aspetti della socialità, della governance e anche della finanza. La finanza che riveste sempre un ruolo fondamentale nello sviluppo delle imprese. Perfetto, abbiamo aggiunto altri concetti, quindi quelli legati alle problematiche globali dettate anche da una serie di contingenze di tipo bellico, che sicuramente non sono dinamiche prevedibili e con le quali però le aziende devono fare i conti, perché i mercati oggi sono globali, non sono sicuramente esclusivamente locali. E quindi con queste considerazioni andrei dal vicepresidente per cercare di capire esattamente le aziende nostre come stanno reagendo a queste sollecitazioni, che non sono poche. A lei. Benissimo. Sottolineo 2 cose che sono state dette precedentemente. Intanto abbiamo capito che oggi non si tratta più di affrontare problemi unicamente legati ai mercati locali, ma abbiamo con la globalizzazione preso anche quei problemi che evidentemente prima non erano nostri e adesso sono diventati anche nostri, perché, come ha detto bene il dottor Amicone, abbiamo avuto una,
un excursus negli ultimi anni che ci ha messo veramente a dura prova, quindi abbiamo detto pandemia, guerra, abbiamo avuto anche l'aumento delle materie prime, l'aumento delle energie, i tassi di interessi, poi abbiamo avuto il Medio Oriente, i problemi col canale di Suez. Sono tutti problemi che, come vediamo, sono esterni, diciamo così, al nostro paese, ma con la globalizzazione ovviamente li fai tuoi perché sono problemi con i quali devi combattere. Molto importante è anche la survey, quella che ha dato come numeri, perché noi abbiamo visto che il 92% delle aziende abruzzesi comunque ha chiuso inutile, il 67% ha avuto un esercizio maggiore, come risultato di esercizio è stato maggiore rispetto all'anno precedente, ma è molto interessante anche che l'81% degli utili sono stati accantonati. Questo significa che l'imprenditore abruzzese si sta muovendo bene all'interno del mercato, ma anche con una certa diffidenza, perché abituati ovviamente agli ultimi trambusti che sono stati anche molto veloci tra di loro, perché parliamo da 4 anni a questa parte, quella lista di quella sequela di cose negative che hanno colpito l'imprenditore. Ovviamente non esiste una formula con la quale affrontare questi temi. Ogni imprenditore ha il suo modo di vedere e il suo modo di agire all'interno di queste situazioni, perché ognuno ha il suo driver e ognuno ha la sua visione. Chiaro che poi ci sono quelle regole generali che sicuramente vengono seguite da tutti, dove abbiamo sia l'innovazione e l'adattamento all'innovazione, quindi bisogna comunque investire in tecnologie e adattarsi a quelle transizioni di cui abbiamo parlato prima. La tecnologia e la digitalizzazione, perché se non ti digitalizzi ovviamente sei fuori come velocità rispetto alle altre aziende. Abbiamo la sostenibilità ambientale, perché oramai nessun consumer acquista un qualcosa senza sapere da dove viene, come viene e se ha rispettato determinati parametri ambientali. Abbiamo l'internazionalizzazione, perché nessuna azienda oggi può sopravvivere con l'unico mercato locale, ovviamente se parliamo di aziende industriali. La collaborazione con i partenariati, perché oggi si lavora sempre di più con le università, si lavora sempre di più con le aziende vicine, si cerca di sviluppare insieme nuovi sistemi, sia produttivi, sia che prodotti, nuove tecnologie e quant'altro. Ovviamente c'è anche la gestione del rischio, perché abbiamo come imprenditori, ovviamente, in primis, saper calcolare bene il rischio, specialmente con queste situazioni geopolitiche che si stanno verificando in questi anni. E ovviamente abbiamo anche l'agilità ambientale, aziendale, perché le aziende ovviamente più sono agili, più riescono ad far proprie quelle trasformazioni che appunto stiamo vivendo. La formazione continua, perché oggi si parla di upskilling e reskilling. Questo è un altro tema molto importante, perché molte persone che sono state formate 20 anni fa ed oggi hanno 40 anni, 45 anni, ovviamente sono state formate su dei temi che, con la velocità con il quale stiamo cambiando, sono temi oramai obsoleti, quindi vanno comunque riindirizzati e riformati all'interno di un mercato che va sempre più velocemente. Ed infine abbiamo il monitoraggio e la mentalità aperta al cambiamento, perché grazie anche a questi due punti, monitorare significa capire attraverso un'analisi, cercare di comprendere dove si sta andando ed ovviamente essere pronti anche al cambiamento, perché il cambiamento è poi quello che ti rende o più forte di prima, ovvio, oppure vieni fagocitato dal mercato. Grazie Vicepresidente, tanti spunti, tante considerazioni che ovviamente noi prendiamo e sottolineiamo per porre la successiva domanda al nostro professore De Luca, perché tra gli aspetti che sono stati sottolineati si parlava di ricerca, la ricerca associata al mondo imprenditoriale. La ricerca non è fine a se stessa, ha tante applicazioni, e quindi tentiamo di capire meglio qual è il legame con il mondo delle imprese e qual è il contributo e come vicendevolmente questi due ambiti si rapportano. A lei, professore. Bene, io ritengo questo un argomento estremamente attuale, perché in effetti forse una volta i temi, la ricerca, la didattica universitaria prendevano un po' le distanze dal contesto reale. Oggi non è più così, non deve essere più così. È evidente che la ricerca universitaria, la ricerca accademica ha un compito, quello di spingere il più avanti possibile, tempo per tempo, la frontiera della conoscenza. Questo serve perché? Perché innanzitutto la frontiera della conoscenza più avanti informa i contenuti di una didattica che viene rivolta quindi a un pubblico di studenti che un domani è in grado di fornire, di assumere, di acquisire un profilo formato da spendere
rendere in maniera efficace ed efficiente nel mondo del lavoro, ma nel contempo insieme ricerca e didattica devono anche dimostrare di avere, devono avere la possibilità di, di avere un impatto sul territorio di, degli operatori realmente concretamente operanti, e questo, e in questo modo si può attivare un processo positivo di osmosi tra la ricerca che produce risultati e chi poi potrebbe avvantaggiarsi di quei risultati, nel caso delle materie aziendalistiche, evidentemente aziende, imprenditori, professionisti. Nel caso di specie, i risultati di questa ricerca ci hanno consentito di fornire una rappresentazione di sintesi dell'andamento delle principali grandezze economiche e finanziarie delle aziende abruzzese e molisane, ma nel contempo l'osservazione del dato storico rispetto al contesto ci consente anche di fare qualche riflessione che può aiutare, supportare il cambiamento, di mentalità dell'imprenditore che si approccia alle nuove sfide. Nel caso di specie, dicevo anche prima, noi ormai ci possiamo abituare ad una situazione di normalità nell'incertezza. L'incertezza, la volatilità sono tutti elementi che ormai caratterizzano in maniera costante, si è detto anche negli interventi che mi hanno preceduto, il contesto economico attuale. Quindi è evidente che le aziende devono assumere un atteggiamento evidentemente trasformativo, evolutivo e soprattutto flessibile per poter essere coerenti nella capacità di prevedere, anticipare e eventualmente conformarsi a questi cambiamenti. Da questa analisi, l'analisi effettuata, possiamo sicuramente concludere che ormai tutti gli imprenditori hanno superato quella che è la precedente concezione dell'azienda che ha una finalità rivolta esclusivamente ai propri azionisti, ma se vogliamo possiamo anche un po' superare quella che è la cosiddetta concezione dell'azienda orientata agli stakeholder, cioè portatori di interessi, verso una concezione ancora più ampia che è quella che si focalizza sul cosiddetto purpose, cioè sullo scopo, la buona causa che l'azienda deve porre, deve fissare, individuando quella che è la sua finalità ultima nella società, nel ruolo che assume nel contesto economico, e quindi una finalità che sicuramente riassume in sé gli interessi degli azionisti, gli interessi degli stakeholder, ma anche interessi più ampi, soprattutto in una prospettiva di lunga durata dell'azienda. Non ci dobbiamo dimenticare che i temi della sostenibilità, che oggi sono diventati sicuramente pressanti e importanti, devono consentire anche un ripensamento da parte degli imprenditori, o comunque un rafforzamento da parte degli imprenditori di quella che è la loro capacità di durare nel tempo. Tutti i parametri ESG, volendo usare la sigla che appunto oggi, a cui oggi si fa più spesso riferimento e che riassume in sé l'aspetto l'impatto ambientale, l'impatto sociale, l'impatto di governance, va vissuta in profondità, non deve diventare un mero adempimento, adeguarsi ai parametri ESG, ma deve ispirare un percorso evolutivo di ripensamento dei propri processi alla luce di quei criteri. Ora, per fare questo è evidente, in una logica di purpose, che forse la lettera più importante della sigla ESG diventa la governance, la G di governance, in quanto solo rafforzando gli strumenti di governance potrebbe essere possibile per le aziende assumere e guadagnare quella capacità di flessibilità e di adattamento alle condizioni mutevoli dell'ambiente esterno. E chiaramente questa governance così strutturata e rafforzata opera, declina la propria visione strategica e arriva a livello più operativo valorizzando le competenze. È chiaro che la valorizzazione delle competenze consente di creare, è l'unica situazione che consente di creare un funzionamento armonico dell'azienda, ma soprattutto creare un humus fertile per l'innovazione, per l'accoglimento delle nuove tecnologie, l'utilizzo efficiente delle nuove tecnologie. E poi i nuovi imprenditori, proprio in virtù di questa flessibilità, sono sicuramente più propensi a creare partnership, perché hanno compreso che di fronte all'incertezza, o meglio, l'incertezza si combatte attraverso il supporto reciproco, andando a trovare per esempio in altri imprenditori, nelle reti, le competenze che mancano, in questo modo presentandosi tutti più forti di fronte alle sfide. Ancora, aprendo il proprio capitale a investitori esterni attraverso meccanismi di quotazione, attraverso l'emissione di strumenti ibridi di capitale, e quindi in questo modo anche acquisendo dall'esterno competenze ulteriori derivanti per esempio da nuovi investitori che possono apportare competenze manageriali, rete, ampliamento della rete e così via. Il tutto ovviamente alla luce di un forte, rafforzato
monitoraggio del rischio, perché se è vero che le aziende si muovono in un contesto sempre più di incertezza, è anche vero che a fronte di questo contesto ci vuole, è richiesto un sistema di monitoraggio attento che in qualche modo riesca a far emergere le situazioni di rischio e a individuare le cosiddette policy, le politiche per diminuire quello che potrebbe essere l'impatto negativo dei rischi, oppure addirittura trasformare nei casi migliori i rischi in opportunità. Grazie professore, un intervento decisamente esaustivo, quindi abbiamo ascoltato, visto quanto è complesso questo scacchiere in cui oggi si muovono le aziende, e quindi in questo senso non possiamo tralasciare il discorso prettamente finanziario che è chiamato in causa, quindi passo la parola a questo punto ad Amicone per capire quali sono le strategie, visto che abbiamo parlato anche di sostenibilità. Quali sono le strategie finanziarie per le imprese in questo senso? A lei. Diceva poc'anzi, lo scacchiere è ampio. Ricordava poc'anzi il dottor Dattoli che ogni azienda poi ha la sua strategia in base alle proprie peculiarità e in base anche ai mercati in cui opera. Non esiste una ricetta, ma esiste un mindset, cioè una propensione ad evolversi. Il dottor Dattoli parlava poc'anzi di velocità. In un mondo sempre più globale, dove le sfide sono all'ordine del giorno, l'azienda deve essere veloce, perché la velocità è tutto, devi essere in grado di poter in qualche modo anticipare per quello che è possibile e per poter reagire a quelli che sono i cambiamenti. Il professor De Luca faceva riferimento al cosiddetto purpose. Il purpose aziendale non deve essere più visto, questo non lo dico io, ma lo vediamo a livello mondiale e a livello anche italiano, vediamo quello che succede tutti i giorni e come si sta evolvendo questo purpose. Prima il purpose era legato dell'imprenditore era legato esclusivamente agli stakeholder classici. Oggi è necessario comprendere che l'azienda deve poter esistere oltre l'imprenditore. E per poter fare questo è necessario in qualche modo aprire il capitale, e quindi entriamo nell'aspetto della governance, aprire il capitale a soggetti terzi. Non per tutti, logicamente, non è una ricetta che è uguale e utile per tutti, ma è una ricetta che in qualche modo deve essere valutata. Aprire il capitale a terzi vuol dire aprirsi ai mercati finanziari con strumenti, come diceva il professor De Luca, che possono essere di vario tipo. Può essere un private equity che entra nel tuo capitale, può essere un altro soggetto industriale, può essere un soggetto, oggi si stanno sviluppando i cosiddetti family office, così come anche una quotazione in borsa e anche in un mercato ristretto. Ricordiamo che l'Abruzzo ad oggi ha solo un paio di società che sono quotate nei mercati finanziari, altre regioni hanno un numero di società quotate nei mercati dei capitali molto più numerose. Ecco, su questo aspetto bisogna in qualche modo che il tessuto industriale e imprenditore abruzzese si faccia anche delle domande, cioè se negli altri territori tante aziende decidono di intraprendere quel tipo di percorso, evidentemente sono stati valutati i vari aspetti positivi e anche quelli negativi. Aprirsi al mercato vuol dire acquisire quei capitali necessari per poter fare investimenti che sono anch'essi sempre più globali, che consentono anche al nostro tessuto imprenditoriale di poter continuare a crescere e di poter rimanere competitivo. Ripeto, non è una ricetta per tutti, ma in qualche modo va sicuramente valutata. Un altro tema fondamentale che è sempre poi collegato agli aspetti finanziari è il tema delle competenze. Noi nell'evento che abbiamo organizzato a Pescara nella giornata di sabato abbiamo potuto ascoltare la testimonianza di Brunello Cucinelli. Brunello Cucinelli ha deciso di investire sul nostro territorio, ma sostanzialmente per due motivi. Innanzitutto è riuscito a trovare un livello di infrastruttura di tipo materiale ma anche immateriale, se pensiamo a tutto il tema della burocrazia, che gli ha consentito di fare questo investimento in maniera celere. E questo è qualcosa che va rimarcato perché rappresenta un fattore competitivo e distintivo del nostro territorio. L'altro aspetto, direi molto più importante,
è che lui ha trovato in questo territorio delle competenze. Oggi, ricordava il dottor Dattoli, uno dei fattori distintivi è il tema delle competenze. Tante aziende a tutti i livelli, in tutti i settori, non riescono a trovare le giuste competenze. In Abruzzo, nel distretto nella città di Penne, c'è un distretto manifatturiero e tessile di caratura mondiale, lui ha colto l'informazione ed è venuto a fare un investimento che in qualche modo dà pregio a tutto il nostro territorio. Il tema delle infrastrutture è anch'esso fondamentale, perché poi il nostro territorio industriale deve continuare a crescere, può farlo, ma anche il tema delle infrastrutture è fondamentale perché deve accompagnare la loro crescita. Quindi diciamo è uno scacchiere. Bene, abbiamo chiuso la nostra trasmissione con questo ultimo intervento. Come avete visto, Abruzzo e Molise emergono come regioni capaci di suscitare attrattività in un contesto che ha bisogno sicuramente di attenzioni che nel corso della nostra trasmissione abbiamo in qualche modo affrontato e approfondito. Quindi non mi resta che ringraziare gli ospiti che sono intervenuti, quindi ringrazio Stefano Amicone. Grazie a voi, buonasera. E ancora il vicepresidente Lorenzo Dattoli. Grazie, buonasera. Il nostro professore Francesco De Luca. Grazie, buonasera. Per la parte tecnica in regia i ringraziamenti vanno ad Andrea Di Fabio. Per quanto concerne voi telespettatori, grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima puntata.